Ciao a tutti, sono sempre Tom, alias Monster of Justice, e in questo video andrò avanti a parlarvi della mia lotta contro lo spaccio a Milano. Parlerò della violenta aggressione che ho subito e molto altro ancora. Prima di andare avanti però, vi consiglio di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche. Seguitemi, mi raccomando, anche su Instagram, al link che potete trovare nella descrizione, insieme a tanti altri contenuti interessantissimi che vi consiglio di visitare. Ma detto ciò, proseguo. Arrivo in stazione centrale ed ero intenzionato a dirigermi verso la metropolitana per incontrarmi con la squadra antiborseggi e ostacolare le ormai conosciutissime borseggiatrici. All'improvviso però uno spacciatore si avvicina con l'intenzione di vendermi della droga. Allora ho approfittato del momento per fare clic sul pulsante della videocamera. Un altro spacciatore, che mi ha già visto in azione altre volte, mi ha afferrato la tracolla che avevo addosso col mio portafoglio e la camera nascosta, e me la strappò violentemente da dosso. I due energumeni mi colpirono aggressivamente con forti spintoni, sberle emanate in faccia. Cercai di riprendermi la tracolla con la camera nascosta ed il portafoglio, che fortunatamente era nascosto molto bene all'interno di una tasca. Ma l'aggressione continuò. Non ebbi manco il tempo di reagire. La situazione si spostò verso le scale dirette alla metropolitana. Mentre un pusher mi teneva fermo, l'altro spaccava la mia cam nascosta al suolo. Riuscii a liberarmi. Saltai addosso al pusher con in mano la mia tracolla per averla, ma nel mentre l'altro afferrò aggressivamente il mio cellulare dalla tasca dei miei pantaloni e mi buttarono giù per le scale. Per fortuna avevo le protezioni e non mi sono fatto tanto male, tranne una ferita al polso che però sta guarendo. Quando mi rialzai, non vidi più nessuno dei due spacciatori. Quello che vidi fu la mia tracolla mezza rotta che fortunatamente riuscì a recuperare perché, come già detto, avevo il portafoglio con i miei documenti. Successivamente andai dalla polizia e feci denuncia. Mi intervistarono due giornalisti, gentilissimi, che ringrazio veramente tanto. Me la vidi veramente brutta e poteva andarmi molto peggio. Ma non avevo ancora finito io. Volevo dimostrare alla feccia della stazione centrale che io non mi arrendo mai, che torno sempre. Dunque, armato di coraggio, tornai. Tutti gli spacciatori mi guardarono malissimo e anche se venne aggredito ancora, stavolta riuscii a cavarmela grazie allo spray al peperoncino, il quale il giorno prima avevo dimenticato a casa. Ostacolai dunque i pusher e infine mi vidi con la squadra antiborseggi, la quale ringrazio veramente tanto per tutto il supporto che mi ha dato quando era ancora scioccato dall'accaduto. Ma bando alle ciance, vi lascio al servizio che ho fatto sulla criminalità della stazione centrale. Cosa? Come va? Dai, fatto un 2-3 giri. Perché? Ma dove vieni? Che vuoi? Vai via, vai via. Sei bravo, eh? Vai via. Sei bravo, io. Thank you.
Attenzione che questi qua sono degli spacciatori! Stateli lontano che vendono morte ai giovani! Basta vendere morte ai giovani! Vergognatevi! Ragazzi, ieri in questo esatto punto qua hanno iniziato ad aggredirmi. E la situazione si è spostata. Stai lontano, stai lontano. Vi becchiate lo spray oggi. No alla droga, ragazzi. Attenzione che sono spacciatori, attenzione. La droga è una merda. La droga è una merda. In questo momento, ragazzi, lo spaccio qua è fermo. Vai via. Ti becchi lo spray. Ti becchi lo spray oggi. Qua non si spaccia. Ormai ragazzi mi conoscono. Adesso mi sto allontanando perché mi conoscono tutti ormai. E provo a fare il giro. Ragazzi, anche questa volta hanno provato ad aggredirmi in centrale. Ho ancora lo spray in mano, sto bene. E niente, adesso se questi qua non mi inseguono più vi faccio vedere dove mi hanno aggredito. Ah, eccoci qua. Allora, ieri praticamente mi hanno aggredito in questo punto qua. Io ero qua, sono caduto lì, adesso vicino a questa edicola. Allora, ecco, esatto, in questo punto qua mi hanno preso la camera nascosta ieri, infatti ho dovuto rifare le riprese. Mi hanno spaccato tutta la camera nascosta in questo punto qua e mi hanno fatto cadere lungo queste scale. E niente, speriamo che le autorità facciano qualcosa. Che dire, ragazzi, la droga è una merda. Ragazzi, dopo avervi fatto vedere ancora una volta come stanno le cose in centrale e raccontatovi la mia aggressione subita sabato 19 novembre, ho deciso che per un po' non ostacolerò più i pusher in stazione centrale per motivi di sicurezza. Ormai loro mi conoscono e anche se non vado lì per sfidarli, loro comunque sono intenzionati ad aggredirmi perché sono nel loro mirino ormai. Sicuramente ritornerò, perché ritornerò, io ritorno sempre. Per un po' andrò solo con la squadra antiborseggi. Vi farò anche qualche servizio sul degrado di Milano e comunque usciranno altri contenuti, altri servizi imperdibili. Quindi continuatemi a seguire. Grazie per il supporto che tanti di voi mi danno per svolgere la mia attività. E grazie mille a tutti e ci vediamo al prossimo video. E ricordatevi, giustizia per sempre. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e non scordatevi di lasciare un bel commento. Da vostro amichevole Justice di quartiere. Al prossimo video!